Buongiorno, stamattina è il buongiorno dalla cucina. La Morgarelli che mi fissa perché stamattina non c'erano le bustine, gli ho dato il latte, lei proprio il latte lo schifa, non capisco come mai, mentre gli altri lo mangiano, lo bevono. Faccio il caffè, ecco. Nemmeno il caffè posso fare in santa pace. Guardate quanto è buio, mamma mia. Comunque oggi è venerdì, cavolo, sono già quasi le 7. E siamo a piedi, devo accompagnarlo a scuola e poi devo andare al lavoro. Non lavorando per tutta la settimana, quell'unico giorno di lavoro è tosta. È più facile quando lavoro tutti i giorni. Mi pesa meno, per assurdo. Tra l'altro, vabbè, faccio due lavori in un giorno. A breve vedrò di dividerli, farne uno il giovedì e uno il venerdì. E vorrei portarmi anche qualcosa da mangiare tra il primo e il secondo lavoro perché la fame a me frega parecchio. Cioè, quando ho fame poi inizio proprio a perdere le forze. Francesco è andato. Stamattina eravamo leggermente più in orario rispetto al solito. Allora, eccomi tornata a casa. Adesso sono le 8:10 e faccio colazione, poi mi preparo magari un panino, non so, vediamo qualcosa da portare via e se riesco magari fare anche qualcosina in casa tipo spolverare o passare l'aspirapolvere, non lo so, vediamo. Francesco è andato abbastanza tranquillo a scuola, oggi ha il sushi con i suoi compagni, quindi esce da scuola alle 2:10, lo andiamo a prendere e lo accompagniamo al sushi. Così gli prendiamo anche la cartella e non se la deve portare dietro. E poi se Marco riesce anche andarlo a riprendere quando ha finito di mangiare, perché Marco deve andare a fare un lavoro, quindi non siamo sicuri se riuscirà ad andarlo a prendere, altrimenti ci vado io a piedi, o meglio, ci vado in bicicletta così faccio prima e poi torniamo insieme a piedi. Stamattina ho cambiato colazione perché mi sono un po' scocciata della briochina, ho voglia di cambiare, quindi sono fatta un po' di caffè e latte e biscottini. Ok, ho mangiato, praticamente sono rimasti 10 minuti, ma neanche 8 minuti prima di andare, quindi mi sa che non farò niente prima di andare, le pulizie le farò dopo. Sono arrivata. Ho fatto il mio solito giro della casa per aprire tutte le finestre e controllare se ci fosse stato qualcuno. Qualcuno c'è stato perché intanto mi hanno portato la busta paga. Però stranamente non mi hanno lasciato i soldi. Solitamente a fine mese mi lasciano anche sempre soldi di differenza delle ore in più che faccio rispetto a quelle da contratto. E non c'era niente. Quindi vabbè, sicuramente lasceranno la prossima settimana. E poi per il resto, sì, appunto c'è stato qualcuno, ma sembra quasi non sia stata utilizzata la casa. Ok, qua ho finito. Mentre aspetto che si asciughi il pavimento, mangio. Mi sono portata una briochina così semplice, semplice, senza marmellata, giusto per bloccare un attimo la fame e riuscire a fare anche l'altro appartamento. Allora, eccomi qua nella seconda casa. Mi hanno lasciato i soldi del mese scorso. Nel weekend sono venuti e appunto mi aveva detto che mi avevano lasciato i soldi. E mi hanno lasciato di più di quello che mi dovevano dare e mi hanno anche scritto un biglietto. Ora lo vedrete al contrario, penso si capisca. Grazie Annalisa, tieni pure il resto. Ciao. Mi terrò anche il biglietto. Vabbè, sono cose che apprezzo tantissimo, oltre ovviamente ai soldi regalati, ai soldi di mancia, diciamo, che fanno sempre piacere, ovviamente. Ma anche il fatto che mi abbia scritto il bigliettino, mi piace un sacco questa cosa. Sono a casa, userò le mie ultime energie per passare lo Swiffer e l'aspirapolvere. E poi basta, ce la faccio più. È passato Swiffer, l'aspirapolvere, dopo do una lavatina, giusto qui in soggiorno.
E ora porto giù i cani. Ok, ho deciso di farmi queste chele per pranzo. Sto veramente morendo di fame. Ne ho presi metà così, ora che arriva Marco, se vuole gli altri quattro li mangia lui. Allora, siamo andati a prendere Francesco da scuola, l'abbiamo accompagnato al sushi. Marco è andato al lavoro e io andrò a fare la doccia. Ok, doccia fatta. Francesco ha quasi finito, quindi Marco lo sta andando a riprendere. E prima che arrivino vado a mettere una lavatrice. Poi dopo andremo al tennis, quando Marco avrà finito il lavoro e devo prendere da mangiare per i gatti e la sfoglia per rifare le briscine a Francesco. Allora, sono le 5. Francesco ovviamente è tornato, sono stata un po' di là con lui, abbiamo visto Breaking Bad. Tra poco dovrebbe arrivare Marco, credo, una mezz'oretta, non lo so di preciso. Andremo al Penny. E io ho una fame, in questi ultimi 2 giorni ho una fame veramente anomala, cioè veramente ho fame continuamente, mi sento proprio un buco nello stomaco, non so, sarà il preciclo forse, ma non farei altro che mangiare, mamma mia. Io sarei pronta per andare al Penny, sto solo aspettando che arrivi Marco. Ole, ce l'abbiamo fatta, siamo stati al Penny, abbiamo preso Isa, la sabbietta per i gatti. Poi ho preso ben 4 rotoli di pasta sfoglia, fatto scorta, così quando vuole le briscine gliele posso fare. Poi abbiamo preso i ritagli di salmone, così li integriamo. 3 pacchetti di prosciutto cotto. Poi ho preso queste verdure, fritto misto pastellato, sembrano così buone. Che fame. Funghi porcini, poi ho preso i pistacchi, croccantini per gatti e bocconcini per gatti. E niente, metto a posto queste cose e mi vado a mettere il pigiama. Eccomi qua, pigiamata e per cena mi faccio pasta col pesto. Che ho lasciato riposare 2 giorni in frigorifero, ho provato a assaggiarlo, effettivamente sembra aver funzionato questo sistema, non è più amaro, c'è forse un po' di retrogusto amaro, ma no. E adesso a noi due. Montato il video, cucina sistemata, ora mi rilasso un po', vado di là da Franci, guardiamo Breaking Bad, siamo all'ultima stagione. E niente, vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.